Ciao ragazzi, ben ritornati in questo nuovo video. Oggi, come avrete detto dal titolo, andiamo a continuare il villaggio parte 2. Allora, come sempre, vi ricordo sempre di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Se volete che continua la serie Vanilla. E ora andiamo nella Vanilla. Allora, ogni volta che registro, non so, ma c'è sempre o notte o pioggia. Io mi chiedo, o sono maledetto quando devo registrare, fare la intro, perché è veramente buggato, perché anche questo video lo sto registrando di sera, ma vabbè. Comunque, da oggi in poi usciranno anche i video in Full HD, perché ho preso la nuova memoria RAM. Allora, il lavoro che abbiamo fatto la scorsa settimana è stato questo. Allora, abbiamo tolto là la collina, abbiamo coperto qua la caverna. Oh, vabbè, a parte che creerà qualche mostro. Poi, sì, qua devo fare un po' di attenzione, se no mi scappano tutti i villager. Poi qua abbiamo tolto la casa. State tranquilli che poi qua faremo i loro lavori. Allora, ho notato che in questa parte c'è un muro. Quindi ho in mente di ingrandire questo spazio, perché visto che avranno bisogno di più spazio per lavorare, ovviamente, glielo facciamo più largo. E oggi, quindi ora, noi andremo a togliere questi muri in tutte le case, perché la voglio ingrandire. Ora andiamo. Ok, raga, ho ingrandito qua tutto. Ho fatto anche qua il pavimento. Come, non so se la metterò quella parte, ma credo di no. È caduto qua un stupido villager che era tipo di una maestria oro, se non sbaglio. Allora, finito di farla questa parte, ora vi spiego un po' quello che avevo in mente di fare con questa mega casa. Allora, prima cosa, bisogna mettere a posto tutti i letti, perché così incasinati non si può tenerli. Due, mettere da una parte tutti i leggi e anche tutti questi cosi per farli lavorare al meglio, ovviamente. Poi, come secondo piano, qua, quello che faremo ovviamente, è di fare delle case diverse. Cioè, quella là è una casa e questa qua è una seconda casa. Questa qua era il mio piano. Poi, quando finisco la big casa, chiamiamola così, big casa, qua ci andranno tutti altri villager per ovviamente espandere il villaggio. Quindi ora, sì, fatemi prendere ovviamente la shulker. L'ho persa, no, ok. Ora fatemi andare a preparare la prima metà, che sarà un po' complicato a costruire, che poi dobbiamo fare anche il tetto. Ok raga, ho finito di fare la prima metà della casa. Allora, il pavimento qua lo farò in un'altra clip. Poi l'altra metà della casa verrà fatta in questo episodio, quindi state calmi che la continueremo in questo episodio. Comunque ora ho in mente di andare a dormire, visto che non voglio lavorare con la notte, non voglio prendere pozioni di visione notturna, sono sclero dopo. E niente, prendiamo le pozioni di visione notturna. No, no, scherzo, scherzo. Ora ritorniamo fuori e vi voglio spiegare un po' come voglio continuare l'altra parte. Allora, come si vede già da qua, si vede che è già fatta una parte della casa. Però ho notato che qua c'è un dislivello, cioè che qua è più alto di un blocco, cioè che qua leggete 72 di altezza, voi non lo vedete, ma io sì. Invece se io vado dall'altra parte, sì, aspettate.
1071, quindi tra qua ci dovrebbe essere la terra dall'altra parte, quindi c'è un dislivello, ma non importa, faremo delle scale per tutto moderno, per i poveri villager. Quindi il video, la prossima clip sarà in cui andrò a finire questa parte della casa e faremo anche il pavimento, perché ho voluto tenere per il tetto qua, e non vedrete la costruzione del tetto dopo dall'altra parte. E quello triangolare lo farò io in uno shorts, ovviamente. Poi, parlando di questa parte della casa, andrò a ingrandire sempre ora in questo video. E non so se unire questa casa con quell'altra, visto che questa zona è stra piccola e la vorrei ingrandire un po'. Gli do un po' di cibo per fare altri villager. Ora andiamo subito con l'altra metà della casa. Ok ragazzi, ho finito l'interno, questo qua è la meraviglia che ho costruito, quindi se volete farmi complimenti, commenti se siete arrivati fino a questo punto del video, grazie. Allora, ora direi di espandere qua un po', perché ovviamente di farlo libero, metto un botto di torce, così viene tutto più bello e tutto più luminoso, anche la notte diventerà una bestia a sto posto, ve lo dico già. Mi manca la legna per fare qua il pavimento. Allora, vi spiego un po' la situazione che voglio ovviamente di farlo dall'altra parte. Allora, dall'altra parte andremo a fare sempre quella parte di casa, quindi state tranquilli, lo faccio in questo video. Poi, dopo aver fatto quella parte, direi che metto da solo i letti, se no il video viene troppo lungo, non so come volete voi. Allora, facciamo qua. Ok. Prendiamo qua la terra. Buono. E qua il legno. Mettiamolo tutto. Buono. Ok. Vediamo come è all'interno con tutto sto spazio. Non è che cambiamo. C'è un intruso. Te non sei un villager, sei un mercante. Oh. Oh, mi attaccate nella mia zona. Che volete, eh? Vabbè. Quindi questa parte l'abbiamo fatta. Il tetto lo farò io tutto io in uno shorts. Non lo farei ora, perché sennò viene troppo noioso, ovviamente. Sì, a parte che qua c'è tutta la gang, quindi lasciamo stare. Ora sì, fatemi mettere a posto prima sta parte, sennò resta troppo brutta e io non la vorrei sinceramente. Buono. Qui c'è una rossa per correre la jab. Io direi andare di ingrandire la stanza. Ok ragazzi, ho finito la parte più bella che a me piacerebbe molto. Tra tutto il video. Allora, questa qua è la parte. Qua c'è la nostra gang di villager. Quindi questo qua è molto bello. Sì, dovrei rubare un letto, visto che uno non ho ancora scambiato con lui. Quindi ci scambieremo dopo. Ok, nel lag Minecraft. Allora, raga, credo che possiamo. Anzi no, non so se liberare questo muro o no, perché dall'altra parte non l'ho completata, quindi non so che fare. Perché poi se vengono i zombie là è un po' complicato, quindi no. Anzi, andiamo a mettere un po' di torce e poi vi spiego cosa avevo in mente da fare questa parte. Allora, ci sarà una parte 3 in cui andremo a costruire qua dentro, soltanto che qua sarebbe un po' complicato perché non è che abbiamo tutto questo spazio, quindi c'è... Non ci saranno questi bordi con il legno all'esterno, sì, ovviamente.
Poi dovrebbero essere sempre alti tre blocchi. E poi il tetto dovrebbe essere una cavolata come... Sì, devo sempre volare. Come questa. Quindi stiamo chill. E non ci lamentiamo. Allora, secondo me possiamo liberare qua, visto che non sono venuti dei zombie o dei mostri. Ah, qua è vero, bisogna controllare bene qua dentro, che non si sa mai. Quindi qua andremo a mettere tutti i letti più avanti, quando avrò un po' di lana, visto che ho soltanto meno di uno stack. Qua ci arriveranno più di uno stack di letti, quindi... Ok, io direi di liberare questo muro, perché è definitivamente... Ops. Cioè, è definitivamente lo spazio per i villager. Vai, togliamolo tutto. Perfetto. Ecco, come vi ho detto, qua c'è il dislivello. Chi se ne importa. Ok, villager, voi siete liberi, avete tutto il vostro spazio. Sì, fatemi fare luce anche qua, se no muoiono dopo un secondo. Spero che siete felici, villager, anche voi, raga. Spero che vi sia piaciuto questo video, con un like e un'iscrizione. Io vi aspetto sempre in live alle 8:30 di sera. Ciao!